Ciao a tutti, io sono Emanuela, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, un altro appuntamento col decluttering. Stavolta tocca a blush e illuminanti, che sono altri due prodotti che mi piacciono molto e quindi vedrete che non saranno pochi. Spero di riuscire, di essere brava stavolta, non come l'altra volta, a smaltirne un po', perché vorrei innanzitutto fare spazio e poi eliminare quelli che non uso, perché magari non sono proprio giusti per me, oppure che sono davvero troppo vecchi e quindi non devo usare. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina e di lasciare un commento e un like se il video vi è piaciuto. Iniziamo perché io credo che questo video durerà un'eternità, un po' come gli altri, a dire la verità, però voglio iniziare dai blush. Ne ho due scatole, due scatoline, che ora vi faccio vedere. Le ho messi qui vicino per non farli cadere. Questa è una e questa è l'altra. Sono due scatoline piene di blush e poi ci sono quelli in crema che ho messo in una scatolina più piccola. Non ne ho tantissimi, però comunque ne ho. E questi sono sfusi, li tenevo tra una scatola e l'altra nel cassetto. Ho già preparato il contenitore dove andrò a mettere tutti quelli che verranno eliminati. Il concetto dell'eliminazione ormai penso che vi è chiaro se avete visto gli altri due video di decluttering, se non li avete visti recuperateli. Vado a buttare quelli datati, a regalare quelli che magari sono ancora buoni però non utilizzo. E quindi fondamentalmente non butto via nulla, cerco solo una casa più confortevole per i miei prodotti, che li accolga meglio, dove verranno sfruttati e quelli insomma che non devono essere utilizzati da nessuno. Amen, si buttano, hanno fatto il loro corso. Iniziamo dai prodotti in crema. Allora, prodotti in crema che già so di dover buttare sono questi due blush di Essence, blush stick nella colorazione, vediamo un po' se ancora c'è scritto da qualche parte, 010 che è questo rosato e 030 che è questo, diciamo non è arancio, è più che altro corallo. Ancora profumano, però io non mi fido più, e quindi li butto perché sono troppo vecchi, questi davvero hanno credo una decina d'anni, perciò ok. Poi ho due blush in stick sempre di Astra nella colorazione Rosy Peach 06 e Blossom Smile 08. Sono due prodotti Blush Me All Over Lip and Cheek, ma lip no, i blush, cioè questo formato di blush non lo utilizzo mai, non lo utilizzo mai per le labbra perché non mi piace, preferisco utilizzare i rossetti normali. Le colorazioni sono carine, a dire la verità, però davvero forse hanno cambiato anche un po' colore, quindi preferisco buttarli perché anche questi ce li ho da tanto tempo e comunque non mi sono mai piaciuti troppo. È un prodotto di Astra che non mi ha mai rapito il cuore, un po' perché rimangono sull'appiccicosino e poi perché sono troppo blandi, ecco, e rimane davvero poco sul viso. Sempre in stick ho l'unico, sì, questo di Kiko della collezione Mood Boost 3 in 1 All Over Stick. Questa è la colorazione, leggermente è un nude pescato, molto carino, questo mi piace tantissimo. Colorazione 03, quindi questo lo tengo perché mi piace. Gli altri buttati perché vecchi. Poi c'è questo di MAC che è un cream to powder come formulazione ed è della linea Cheer Up Glow Play Blush, colorazione non si sa, C10.
che è questo bellissimo colore corallo, si vede? Sì, si vede, corallo, ok, che una volta poi che si asciuga diventa una polvere. Quindi questa è una delle formule che mi piace molto in generale, proprio perché avendo la pelle mista, i blush o gli illuminanti, comunque i prodotti in crema che non si settano da soli, mi piacciono poco. Invece questo è uno di quei prodotti che, siccome metto sulle polveri, quindi a base finita, il fatto che diventi anche lui una polvere mi aiuta a non dover stratificare. Un blush che adoro e vorrei davvero comprare in altre colorazioni è questo di Fenty, Cream Cheeks Out Freestyle Cream Blush, nella colorazione 08. Anche per questo, stesso discorso per quello di MAC. Questo lo utilizzo sempre sulla cipria e la colorazione è, come vedete, bellissima. È un color malva bello intenso. Vabbè, cioè, facendo la striscia così sembrano chissà che, però vi garantisco che si sfuma molto bene sul viso e poi diventa anche lui una polvere, quindi top, davvero top. Questo c'è in tante colorazioni, peraltro è, sembra una mini size, ma questa è, non c'è quella più grande, ma devo dire che ce l'ho da tanto tempo, però l'ho usato anche tanto, ma ancora c'è tanto prodotto all'interno, quindi come quantità di prodotto è perfetta. Poi c'è il Super Dewy Liquid Blush di Revolution nella colorazione, è un mistero dei misteri, you and me qualcosa, You and Me at First Blush. Wow, cioè, una colorazione tipo, non lo so, rose o qualcosa del genere, no? Comunque è questa colorazione, cioè quella che c'è, quella che vedete del pack è quello che c'è all'interno. Anche questo è un blush molto carino, non lo uso da un po', non capisco perché non esce, si è bloccato. Allora, questo è uno di quei, è uscito, allora questo chiaramente lo tengo, è uno di quelli per cui non bisogna calcare la mano. Rispetto a quello di Fenty è una colorazione molto più accesa, anche questo si sfuma bene, però ecco, bisogna dosarlo perché è molto pigmentato, quindi bello, bello il colore. Io questi colori comunque li uso, i colori rosati, fucsia, mi piacciono tanto, perciò lo tengo, chiaramente. Non è neanche vecchio, quindi ve l'ho fatto vedere quest'anno, l'anno, no, forse l'anno scorso in un video. Poi passiamo a Rare Beauty, nella colorazione Joy, blush bellissimo, davvero bello, questo color più che, cioè è un arancio però dal tono smorzato, non è come il rossetto, è davvero davvero molto carino. Questo si asciuga, quindi è uno di quelli perfetti per la mia pelle. C'è anche di meglio, cioè, a questo prezzo trovate anche di meglio, però voglio dire, ce l'ho, lo tengo, lo uso e va bene così. Poi cosa vi faccio vedere? Allora, qua c'è uno di quelli che preferisco in assoluto ed è questo di Kiko, della collezione Lost in Amalfi Jelly Highlighter nella colorazione 02 Coral Sky. Allora, questo è il colore, vedete, è proprio gelatinoso, c'è una quantità di prodotto più o meno infinita, lo trovate sul sito sicuramente in saldo o comunque tra i prodotti scontati. La colorazione è questa, è un corallo che è davvero un buon mix tra arancio e rosa con dei riflessi dorati. Questo io lo utilizzo tranquillamente sulle polveri, si asciuga completamente, diventa anche lui una polvere, quindi ditemi cosa gli manca. E per una pelle abbronzata o scura, questa
colorazione è un mix perfetto tra illuminante e blush, quindi top davvero. Poi ho questa palette, perché ho tre palettine di blush in crema. Ho questa di Natasha Denona, la Love Glow Cheek Palette, che mi piace tantissimo, l'ho strautilizzata. Questo blush praticamente è come questo di Kiko, né più e né meno. I due blush in polvere sono bellissimi. Qua c'è anche un illuminante che è forse tra tutti il prodotto che mi piace di meno, ma anche come colorazione perché è più dorata, però devo dire che questa palette la ricomprerei al volo perché è davvero bellissima. Bella. Un'altra palette di blush in crema è questa di Revolution Mad Love. Non c'era un'alternativa, quindi questa è l'unica colorazione. Ci sono quattro blush in crema, tutti belli, sono tutti non luminosi, ma danno un effetto satinato. Ecco, anche quando si asciugano non sono completamente opachi, mentre quello della Denona, quello di Kiko, quello di Fenty lasciano quella luminosità, quello di Fenty meno, ma gli altri due molto di più. Questa è una palette economica che vi straconsiglio, ve l'ho detto anche nel video, perché è davvero valida. Sono quattro bellissime colorazioni, quindi potete anche cambiare e spaziare. L'ultima, sì, l'ultima duo di blush e illuminante è questo di Nabla. Questo è abbastanza recente, è il Two Reasons nella colorazione Touch My Soul. Cream Color e Glassy Balm, sempre per labbra e guance, ma io lo utilizzo solo per le guance. La colorazione del blush è davvero bellissima. Stessa cosa per tutti gli altri prodotti che vi ho detto che mi piacciono. Questa è la colorazione, bella davvero. Mentre l'illuminante doveva essere un po' un'innovazione, cioè dare luminosità, non si vede niente, dare luminosità con un prodotto trasparente fondamentalmente, perché non ha colore questo, infatti cosa vedete? Niente. Che però rimane non completamente asciutto, quindi io questo prodotto lo utilizzo proprio come blush, come faccio di solito, non c'è bisogno di passare nulla sopra. Mentre questo per me è più che altro una base per l'illuminante, quindi quando voglio far risaltare un illuminante che magari mi piace un po' di meno o che ha una texture un po' più polverosa, basta che utilizzo questo al di sotto e rendo l'illuminante molto più interessante e più bello. Passiamo ai blush in polvere. Allora, ho preso la prima delle due scatole. Sono un po' un mix, non c'è proprio un ordine, non sono divisi né per colore né per matte e luminosi, quindi facciamo un po' così a caso. Allora, iniziamo da Astra, lo avete già visto nell'altro decluttering. Questo è un prodotto che ho ottenuto, ma ho semplicemente spostato nei blush perché trovo che per la mia carnagione vada meglio se utilizzato come blush che come terra. Questo è della linea Pure Beauty Face Mosaic Face Powder, quindi questo resta. Allora, con questa scatola sarà un po' difficile buttare qualcosa, credo, quindi ve le faccio vedere più che altro. Allora, partiamo da Wet n Wild. Ho questi due blush, qua c'era anche il pennellino, ma l'ho buttato subito. Ah, c'era anche qua, micro pennellino. Allora, Coloricon Pearl Scent Pink, questo, mentre sempre della linea Coloricon, insomma, qualcosa del genere, questo si chiama Berry Shimmer. Allora, quindi questo è più corallo, rosa corallo, mentre questo, come dice il nome, è più berry. Sono belli entrambi. Qua ci sono delle microparticelle sul dorato, ma davvero
davvero belli, sono due blush validi, questi di Wet n Wild mi piacciono molto, quindi restano. Non sono proprio recentissimi, ma li uso e quindi vorrei più che altro finirli. Come farò? Non si sa, ho messo i miliardi di blush che ho davanti. Comunque, allora, ho un blush di Kiko che non ricordavo neanche di avere, che fosse di Kiko, comprato non so quanti anni e secoli fa, della linea, credo, Rock Attraction Blush 04 Pop Apricot. Quindi vedete che è stato anche utilizzato parecchio, cioè c'è proprio la fossetta. Quando ho comprato il primo prodotto di Kiko, la prima collezione di Kiko, vi ho detto che non l'avevo mai provato, ma poi ho riscoperto due prodotti, un altro ve lo farò vedere dopo, uno è questo e poi l'altro. Vabbè, li ho utilizzati entrambi senza pensare a che cosa fossero, però questo mi piaceva molto. In ogni caso è davvero vecchissimo e quindi questo lo devo buttare perché non lo posso davvero utilizzare più, per evitare che mi venga qualche sfogo sulla faccia. Restando sempre in casa Kiko, ho questi quattro blush, sì, basta, non ne ho altri, questi quattro blush che sono uno più bello dell'altro, anche se i miei preferiti sono due, e ora vi dico il perché. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo della collezione Lost in Amalfi, che è questa colorazione, no, ho sbagliato, della collezione Dolce Diva, Baked Blush Trio 02 Better Coral, che di coral ha poco, è molto più rosato che color corallo. Io faccio un mix di tutte le colorazioni, che è un trio molto discutibile, nel senso che non c'è una distinzione molto netta tra un colore e l'altro, quindi mixandolo per me va più che bene. È una colorazione che in estate riesco a utilizzare poco, però è davvero molto bella, quindi questa resta con me, ma anche gli altri restano con me. Poi, della collezione Holiday Gems, Blush Suede Blush 03 Under the Mistletoe. Questa era la collezione di Natale. Questo è il blush rosa malva perfetto, cioè come colorazione è proprio quella, rosa malva, però è completamente opaco, quindi questo, siccome i blush opachi li sto utilizzando davvero poco, oppure li vado a utilizzare poi passando un po' di illuminante o di topper al di sopra, però questo mi piace molto, se n'è andata anche già la stella di Natale, insomma, impressa al centro, perché l'ho utilizzato, quindi questo resta con me perché mi piace tanto. Allora, i due che in assoluto preferisco sono questi, sono della collezione Wonder Woman Starlight Blush 02 Charming Rose. Questo vedete voi se non è davvero bellissimo. Questo è rosato, qua dovrei, allora facciamo così. Ora mi vado a pulire. Questa è la colorazione che si nota, e per questo mi piace, è luminoso, molto luminoso, ed è un buon mix tra blush e illuminante. A volte basta anche mettere soltanto questo per il mio tipo di incarnato. Stesso discorso vale per l'altro, che invece è della collezione Mood Boost Radiant Blush 02 Coral Sunset. Anche questo è bellissimo, sembra più aranciato in cialda, ma alla fine è davvero corallo. Questo è super luminoso e anche questo lo utilizzo a metà tra il blush e l'illuminante, perché è un po' chiaro, quindi in estate mi fa a volte quasi solo da illuminante, però ha questi riflessi oro e corallo bellissimi, un po' tipo quello della Denona, un po' quello di Kiko nel pot, quindi un altro che resta con me. Vi voglio far vedere che ho ripulito la mano e questo qua di Revolution non se ne va, quindi questo poi andrà lavato, magari anche proprio struccato, perché non se ne va. Poi, a proposito di Revolution, ho questo blush di Revolution Pro
che è molto bello, questo è color arancio, anche se c'è scritto Lustre Blusher Peach, ma vi garantisco che è arancio. È un arancio mixato con dell'oro, è molto bello, vedete, non è scuro, è chiaro, può essere un blush per pelli chiare o un illuminante per pelli medio scure, oppure ecco il mix solito che vi dico io, questo resta. Poi ho un blush bellissimo, Alva Flower Blusher di Odense Eye, nella colorazione Little Jasmine. Questa è la colorazione, molto naturale come colore, leggermente satinato, non è luminoso, non è opaco, è leggermente satinato. Riuscite a vederlo, è questo, quindi molto effetto naturale sulla pelle. Questo è un blush perfetto per chi non ama i blush molto forti, che si notano molto, ecco, quindi anche quello resta. Poi ho questi due di NYX, due colorazioni bellissime, Sweet Cheeks, però nella versione glow. Ci sono gli stessi blush nella versione matte, questo è Citrine Rose e questo è Summer Breeze, quindi questo è quello arancio e questo è quello leggermente rosato, ma è una colorazione molto particolare perché è come se fosse un color tipo terracotta, tipo quello di Odense Eye, però con una punta di rosa in più. Vediamo dove posso far vedere. Cioè i riflessi sono rosati, però questo è il colore, vedete, non è rosa, ma davvero bello. Questi super luminosi, quindi se non vi piace il genere non pensate di comprarli. Poi ho questo blush di Rude Cosmetics, azienda che mi piace tantissimo, che purtroppo qua in Italia è trattata poco, ma ve ne ho parlato diverse volte, c'è proprio un video dedicato, ma di quasi tutti questi prodotti che vi faccio vedere ci sono video, sicuramente li avete visti se mi seguite dall'inizio, altrimenti fate un giro sul canale. Allora, My Other Half Oxymoronic, questa è la linea, credo, del Duo Shade Face Palette. Ah, Oxymoronic è la colorazione, il duo è questo, sono due blush completamente matte, questo molto chiaro per me e questo invece bello, a volte li mixo. Questa peraltro è una colorazione più fredda, adatta più all'inverno, ma mixandole esce fuori un bellissimo colore. Questo lo tengo perché è una formulazione che peraltro mi piace molto. Questo di Essence, c'è il buchetto, sto cercando di finirlo, Blush Up, nella colorazione 20 Pinky Flow, un blush degradé dal colore più chiaro al colore più scuro. Il colore più scuro è giusto per quando sono abbronzata, quello chiaro un po' tipo questo, molto molto carino, quindi voglio finirlo perché mi dispiacerebbe buttarlo così, perché ancora è valido e quindi lo voglio utilizzare. Gli ultimi due che ho in questa scatolina, poi passiamo all'altra, sono questo di Nabla della linea Skin Glazing, che io tengo nella colorazione, non si sa per quale motivo, nella colorazione Adults Only. Questo è un colore che davvero non ho di nessun altro brand, uno spettacolo, è un rosso, non lo so come ve la devo descrivere questa colorazione, comunque all'interno del rosso, dell'arancio, dell'oro. Ha dei bellissimi riflessi, è una sorta di rame rossiccio, però non ho altri colori, quindi questo lo tengo, anche perché gli Skin Glazing di Nabla sono una formulazione che mi piace molto. Ho il blush, il bronzer e l'illuminante, ne ho uno di ognuno e vi dirò che mi piacerebbe comprarne altre colorazioni, perché hanno una formula talmente sottile, talmente che si fonde con la pelle, che
come poche, ecco, diciamo come poche. Poi ho i duo di Natasha Denona, Blush Glow Duo, Blush Lighting Powder. Quindi questa è la versione rosata, illuminante e blush mini, entrambi, ma molto carini, perfetti da viaggio. Le formule mi piacciono, quindi questo lo tengo, ma chiaramente tengo anche l'altro, che invece si chiama Rose Cheek Duo, Cream Blush e Highlighter. Questa invece è come se fosse la versione di quello, però meno rosata e più corallo. Questo qua, mi piace sia il blush che l'illuminante. Questo è un cream to powder, quindi non rischiate di avere un prodotto appiccicoso sulla faccia. Questa è la colorazione, come vedete più corallo rispetto all'altro che è rosato. Con la prima scatolina non è andata proprio benissimo, però già lo avevo detto all'inizio, mi ero messa un po' con le mani avanti perché lo sapevo che erano tutti blush che mi piacciono. Quindi prendiamo la seconda e vediamo se riusciamo a farci qualcosa, a eliminare qualche prodotto, ma credo di sì qui, e vi spiego anche perché. Allora, innanzitutto questo di Collistar, trasparenze multifard ombretti, multi blush eyeshadow, cartel Collistar, non c'è colorazione, quindi credo fosse l'unica versione. Questa comunque è la versione, vedete che ci sono tre colorazioni, una rosata, una corallo e una chiara che fa un po' da illuminante, ma è molto... non mi piace, peraltro è troppo chiaro per il mio incarnato, l'ho utilizzata ma neanche così tanto, quindi credo che sia arrivato il momento di abbandonarla. Poi c'è questo blush di Kiko, ok, questo l'avevo comprato davvero un secolo fa, ho utilizzato tanto la parte rosata, quindi ha una parte monocolore rosa e poi ha questa parte che c'è un colore molto naturale, tipo terracotta, con queste striature, con queste venature chiare, che davvero non... Comunque si chiama Sun Lovers Blush 03 Brazilian Pink. Quindi questo è uno di quei blush che non mi è mai piaciuto tanto, ho usato solo la parte che mi piaceva, però davvero vecchio, quindi lo vado a eliminare. Non voglio rischiare con questi prodotti, anche perché ne ho tanti, quindi non vado a tenere cose che mi potrebbero mettere a rischio la pelle. Poi ho questa palette di blush di Revolution, Vintage Lace Blush. Allora, questa è una palette che non mi piaceva quando l'ho comprata, perché a parte sono queste mega cialde, perché è troppo, ha troppi brillantini, quindi non era proprio l'effetto che volevo. Poi ho iniziato a utilizzare i blush più luminosi e l'ho riprovata. Riprovandola però, che cosa devo fare per utilizzarla? Devo andare a sbattere il pennello, e facendo questa cosa i brillantini se ne vanno, il pigmento rimane sul pennello, quindi riesco a utilizzarla. E la tengo, questa la tengo, perché ho scoperto che alcune di queste colorazioni, in particolare questa e questa, a parte non averle di nessun altro blush, ma sono davvero bellissime sul mio incarnato, soprattutto adesso che sono abbronzata. Vi ripeto, siccome adesso utilizzo comunque i blush luminosi, questa qua la tengo perché è davvero bella. Se ce l'avete, fate così, sbattete un po' il pennello e i brillantini se ne vanno, anche perché è uno strato molto superficiale. Qua per esempio, che questo è quello che ho utilizzato forse di più, qua praticamente quasi non ce ne sono. Si può benissimo usare. Allora, un altro blush di Revolution è questo, Blusher Reloaded Coral Dream.
La colorazione è davvero bella, è un blush matte. Questa è la colorazione, dov'è? Sì, questa è la colorazione, è un blush matte, però lo tengo perché mi piace molto il colore. Poi che cos'altro? Vediamo un po'. Sempre, no, questo è di Pupa, Coral Island Pupa Golden Touch Highlighter, illuminante viso, luce e colore. Perché sta qua? Ah, perché non l'ho mai utilizzato come illuminante, ma lo andavo a mixare per, come blush. Come blush questi due e come illuminante questo qua. Oppure facendo proprio mix e utilizzando come ibrido, ok? Questo lo tengo perché è una formula che mi piace, non è proprio chissà che cosa, non è né troppo luminosa né troppo opaca, è quell'effetto un po' satinato, però lo tengo, vorrei anche finirlo perché comunque è un prodotto che mi è piaciuto e quindi mi dispiace buttarlo, perciò resta con me. Poi ho i due blush di Astra Matte, Blush Expert Matte Effect, e sono questi nella colorazione 05, diciamo più accesa, più corallo, e questa qua che è la 06 che è color malva. Entrambi mi piacciono, sempre matte, però li tengo, magari un domani cambio idea sui blush matte e li riutilizzerò. Sempre di Astra ho questo Blush Expert, sempre effetto seta, numero 07. Questa colorazione è color malva, vediamo qua se si vede, color malva, satinata, molto bella. Questa è una colorazione che sta benissimo con l'abbronzatura perché fa risaltare l'incarnato, ma d'inverno con la pelle più chiara, dosandola meglio, sta davvero benissimo perché è pigmentato, quindi basta metterne poco. Di Astra o altro non mi pare, quindi passiamo a questo di Kiko che era qui dentro. Questo è un duo della collezione Precious Rituals Long Lasting Vegan Blush 02 Mauve Harmony. Qua c'è lo specchietto, la confezione è bellissima, è in legno, cioè molto carina. Ora non ricordo bene le prime impressioni che avevo avuto di questo blush, credo che mi fosse piaciuto, però continuando a utilizzarlo, quindi questo è uno di quelli che vorrei regalare perché ne ho altri molto più belli. Peccato, la confezione, cioè il senso di tutto mi piace, però no, lo voglio regalare perché magari qualcuno lo può utilizzare al meglio. Poi ho il Butter Blush di Physician Formula, è l'unico blush che ho del brand, sapete quanto mi piace il loro bronzer, in estasi ogni volta che lo adoro perché è tipo il bronzer. Questa colorazione è un pochino chiara, vedete è un rosa malva, però in inverno è davvero carina, adesso sembra, non lo so, una polvere, un ombretto sulla mia pelle, ma in inverno vi assicuro che è davvero carina. Questa si chiama Rosy Pink, quindi questa la tengo. Poi mi avevano mandato in omaggio con un ordine questo blush Neve Cosmetics Mineral Blush Creamy. Questo davvero non l'ho mai utilizzato, l'ho soltanto aperto, è una colorazione chiarissima per me, quindi questo lo regalo, cioè è una versione proprio mini mini, ma lo do a qualcuno che ha la pelle chiara anche in inverno e può utilizzarlo. Poi ho questo di L'Oreal che è un ombretto, però io l'ho sempre utilizzato come blush perché la colorazione mi piace molto. Si chiama Flaming, ombretto infuso con oli, quindi lo vado a utilizzare come blush, se riuscite a vedere è anche abbastanza usato. Allora, la colorazione è questa, vedete che è molto blush, quindi è perfetto e lo uso e lo tengo chiaramente. Questo di Bourjois
Bourgeois 74 Rosa André. Allora, allo specchietto, sembra una mini size anche questa, allo specchietto ha un mini pennellino bruttissimo, davvero terribile. La colorazione è questa. Questo, anche questo ha una buona profumazione di tipo borotalco. È una bella colorazione, una bella formula, e ve li consiglio questi anche perché sono davvero piccoli, perfetti sia da borsetta che da viaggio. Vorrei provarne qualcun altro di Bourjois perché mi piacciono. Passiamo a questo di Sephora, colorazione bellissima, è Heated credo, numero 16. Allora, questo è il colore all'interno, color sempre corallo con dei micro glitter all'interno dorati. C'è lo specchietto e poi si può aprire in un altro modo perché la cialda si può togliere, ok, e sostituire, quindi è anche comodo perché non c'è bisogno di ricomprare il blush per intero, ma semplicemente la cialda. Questo lo tengo e vi ho fatto vedere come questo qua sia un dupe perfetto del blush di NARS, ok? Nella colorazione Torrid. Tengo sia uno che l'altro perché sono abbastanza piccolini tutti e due, quindi conto di utilizzarli entrambi, magari di finirli un domani, non si sa mai. Allora, di Maybelline Fit Me Blush nella colorazione 50 Wine. Questa è una colorazione bellissima, davvero bellissima, vedete. Avrò anche qualcos'altro di simile, sicuramente, non lo metto in dubbio, questa è la colorazione, però questo è uno dei blush un po' datati che ho, però funziona benissimo, non ha cambiato profumazione, cioè non mi sembra che si sia rovinato, continuo a utilizzarlo sempre molto volentieri, ogni volta che lo metto poi dico, però dovrei utilizzare un po' di più, ecco, dovrei utilizzare un po' di più. Allora, un altro blush di Wet n Wild, nella colorazione Mellow Wine, magari è simile a questo, non ci ho mai fatto caso, vediamo un po'. Questa è un pochino più intensa, questa di Maybelline, tengo questa. Questo qua è un blush matte, anche questo molto carino, però questo lo regalo perché preferisco quello, nonostante questo sia più nuovo, preferisco quello che è leggermente luminoso, mentre questo è completamente opaco. Di opachi ne ho ottenuti già abbastanza, quindi voglio regalare questo perché è una colorazione davvero bella, quindi vorrei che qualcuno lo utilizzasse molto più di quanto sto facendo io. Stessa cosa per questo blush di Essence, bella colorazione, è numero 40 Beloved. Sempre un blush matte che vado a regalare a chi ama i blush matte perché, ripeto, ne ho ottenuti già abbastanza, quindi questo va a qualcun altro. Poi c'è un residuato bellico, era una cialda che non ho mai attaccato da nessuna parte, a un certo punto a furia di utilizzarla si è disintegrata, non riesco neanche a vedere il colore. Comunque è di puro bio, questa è la colorazione bellissima, però questa davvero la vado a buttare, mi dispiace perché è un colore meraviglioso, ma lo butto perché non riesco più a recuperarlo, quindi pazienza. Poi ho questo blush di Kiko, quest'altro, questo è stupendo. Questo è davvero stupendo, questo è Charming Escape Silky Blush 02 Testy Peach. Questo è il colore, vediamo dove posso farvelo vedere. Questo, molto bello, luminoso, bella la colorazione, l'ho utilizzato tanto anche quest'estate, validissimo. Un altro di Kiko è questo, che inizialmente non mi era piaciuto perché era troppo luminoso, ed era della collezione Lost in Amalfi.
che era pensata per l'inverno e mi sembrava proprio eccessivo questo blush, però poi utilizzandolo con l'abbronzatura vi dirò che è bellissimo. Ed è lo 04 Amaranth Hills, molto bello. La profumazione è molto forte, non lo so se mi piace proprio al 100%, ce ne sono altri che mi piacciono di più, però vi devo dire che è bello, quindi lo utilizzo sempre molto volentieri. Allora, non sono stata proprio super super brava, però diciamo che ho unito le scatoline, adesso ne ho una che è un po' crema e un po' polveri, e poi c'è questa tutte polveri. Per l'esattezza ne ho eliminati 8, 10, 12, 14, di cui 4 verranno regalati e 10 verranno buttati. Passiamo quindi agli illuminanti.